Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi ho deciso di fare questo video per parlarvi degli angeli della morte. Ho già fatto questo tipo di video sulle vedove nere e molti di voi hanno chiesto di parlare anche degli angeli della morte, che sono degli assassini che di base agiscono in ambito medico. Gli angeli della morte commettono i loro omicidi iniettando sostanze letali ai pazienti di cui si prendono cura. E anche se dichiarano di agire convinti di liberare le vittime dalle loro sofferenze, in realtà sono mossi dal desiderio di decidere della vita e della morte altrui. Come prova c'è il fatto che molte delle loro vittime versino in condizioni di salute non particolarmente gravi al momento del decesso. Le vittime degli angeli della morte possono variare rispetto al loro compito, ma spesso sono neonati, bambini, anziani o ancora invalidi. A volte gli angeli della morte non uccidono i loro pazienti, ma li mettono deliberatamente in pericolo per poi salvarli e guadagnarsi l'ammirazione dei loro colleghi. Oggi ho deciso di parlarvi di tre angeli della morte. La prima è molto conosciuta, ma chissà se le altre le conoscete. La prima donna angelo della morte di cui vi voglio parlare, che probabilmente già conoscete, è Beverly Gale Hallett. Questa storia inizia nel reparto pediatrico di un ospedale. Siamo al Grantham and District Hospital, al reparto bambini. Questo ospedale si trova a Grantham, nel Lincolnshire, in Inghilterra. È il febbraio del 1991 e succede una tragedia indescrivibile. In ospedale, in quel reparto, purtroppo c'è una vittima. Infatti, in quel reparto pediatrico viene a mancare Liam Taylor, di 7 settimane. Viene portato in reparto per un'infezione al torace e muore il 21 febbraio per un arresto respiratorio. Questa però purtroppo non è l'unica vittima che vedrà il reparto pediatrico dell'ospedale di Grantham. In seguito, Timothy Hardwick, un ragazzo disabile di 11 anni, viene ricoverato per un attacco epilettico. Anche lui muore il 5 marzo del 1991. 3 giorni dopo tocca a Kylie Desmond, di 11 mesi. Viene anche lei ricoverata a causa di un'infezione al torace e ha 2 arresti respiratori inspiegabili. Il primo è improvviso, ma il secondo sconcerta tutti quanti. Avviene l'8 marzo del 1991. Data la gravità, Kaylee viene trasferita al più attrezzato ospedale di Nottingham, dove rapidamente si riprende. Arriva il 20 marzo e Paul Crampton, di 5 mesi, soffre da tempo di una lieve infezione alle vie respiratorie che proprio non migliora. I genitori, quindi preoccupati, decidono di portare il figlio al reparto pediatrico dell'ospedale di Grantham per un controllo. Per precauzione i medici dell'ospedale decidono di ricoverarlo, in quanto Paul ha un lieve rantolo. I genitori sono tranquilli, Paul è in buone mani, ma questa tranquillità dura poco. Entro 2 ore le condizioni di Paul peggiorano drasticamente. Suo padre torna a casa per appena un paio d'ore e quando torna in ospedale scopre che il cuore di suo figlio si è fermato ed è in rianimazione. Il bambino risulta inerte, pallido, sudato. Quindi un medico pensa di fargli una flebo di glucosio. Paul fortunatamente si riprende, ma le domande e i dubbi rimangono. Paul ha avuto un attacco ipoglicemico. Ma cos'è dovuto? Qual è la causa? Paul, comunque, nel frattempo è stabile, quindi i medici decidono che è arrivato il momento di rimandarlo a casa. Avviano quindi le pratiche di dimissione, ma passano altre 2 ore. E Paul sta di nuovo male, sempre a causa di un attacco ipoglicemico. I medici sono in difficoltà, non si spiegano come Paul possa soffrire di questi attacchi. Decidono quindi di trasferirlo al Queen's Medical Center. Dopo 4 incidenti avvenuti così in rapida successione, il personale del reparto pediatrico di Grantham è ovviamente sempre più scosso. E in effetti c'è qualcosa che lega tutti questi incidenti. Un fattore, un indizio. Tutti questi incidenti sono capitati proprio nel momento in cui Beverly Hallett, un'infermiera da poco assunta, è presente nella stanza del piccolo paziente da sola. La stessa infermiera, Beverly, si è offerta di accompagnare la madre di Paul in ambulanza e di starle accanto per tutto il viaggio. Ma quindi, come può una così dolce infermiera essere la causa di tutto ciò? Pare quasi che questo indizio non sia poi così tanto valido. O forse sì. Beverly Hallett ha iniziato la sua carriera di infermiera per bambini in modo davvero tragico, eppure rimane calma e serena per tutto il tempo. Mentre le sue colleghe sono dispiaciute per quei suoi primi giorni, in quanto assiste a parecchie crisi e disgrazie, Beverly ha iniziato a lavorare in quell'ospedale proprio quando sono iniziati i problemi. Ma nessuno dubita di lei, in realtà tutti si dispiacciono per lei, perché di certo non è il massimo della vita essere un'infermiera che cura i più piccoli e vedere quest'ultimi fare una fine simile. Ma se dietro la compostezza di Beverly Hallett si nascondesse dell'altro, la realtà è ben peggiore di quanto sembri. La domanda da porsi, a mio parere, in questo momento è: da dove viene Beverly? Chi è? Come ci è finita a fare l'infermiera all'ospedale di Grantham? Beverly nasce il 4 ottobre del 1968 in un villaggio chiamato Corby Glen, vicino alla città di Grantham,
nelle campagne del Lincolnshire. Ha due sorelle ed un fratello. Suo padre Richard è un fuorilegge, mentre sua madre è una donna delle pulizie. Beverly fin da piccola dimostra di volere attenzioni. Desidera ardentemente avere l'attenzione degli altri, tanto che per lei diventa un bisogno. Beverly non è perfetta, non è quel tipo di ragazza che spicca in mezzo alle altre. Non si sente affatto bella, bensì bruttina e grassottella. E di conseguenza pensa che avere lesioni, tagli, bende, addirittura un braccio rotto attirino l'attenzione. E infatti Beverly è autolesionista fin da quando è piccolina. Inoltre Beverly va in ospedale più spesso degli altri, col fine di trovare una cura medica, lamentando diversi disturbi fisici, che alla fine la portano alla rimozione della sua appendice totalmente sana. Nonostante ciò, Beverly appare come una bambina normale che cresce in una comunità rurale. L'infanzia di Beverly, in effetti, a parte questo estremo bisogno di farsi notare, va benissimo. Tutto bene per Beverly, fino a quando non viene bocciata al liceo. Lascia la Charles Reed Secondary Modern School per essere mandata alla scuola locale di Grantham, ossia la Grantham Girls School. Beverly, dopo quella bocciatura, è fortemente demotivata, tanto che lascia la scuola a 16 anni con dei voti davvero bassi. Ma la ragazza è riuscita a creare un rapporto da cui dipende tutto il suo destino, tutto il corso della sua vita. Infatti Beverly ha legato con un'infermiera dell'ospedale di Grantham e ha quindi iniziato un corso di infermiera professionale al Grantham College. Mentre frequenta i corsi preparatori, Beverly lavora in un pub del posto, ossia il Fighting Cross, dove le persone che la conoscono iniziano a soprannominarla Frottola, Bugia, in quanto è solita raccontare storie assurde su se stessa. Questo è sempre stato il suo bisogno, attirare l'attenzione su se stessa, stare al centro della scena e suscitare compassione alla gente. Ha sempre fatto questo anche in infanzia, Beverly. In quello stesso pub, Beverly conosce il suo fidanzato dell'epoca, Steve, che peraltro picchia spesso e selvaggiamente anche davanti a tutti. Lo umilia, gli mette le mani addosso, è aggressiva con lui e sostiene di amarlo. Il comportamento di Beverly in adolescenza sembra tipico della sindrome di Munchausen, che è un disturbo psicologico in cui le persone fingono di avere un disturbo psicologico, fisico o una malattia grave per attirare l'attenzione su di loro. Arriva settembre del 1991 e Beverly viene accettata per fare un tirocinio come infermiera generica all'ospedale di Grantham. Però con l'arrivo di Beverly nella residenza per ragazzi del college iniziano a succedere strani avvenimenti. Ad esempio, le tende prendono fuoco da sole e il o la colpevole non esce mai fuori. Inoltre non c'è mai la prova che sia realmente Beverly la colpevole. Durante gli studi le bugie riguardo le sue ferite e le sue malattie aumentano. Beverly si inietta acqua in un seno per farlo sembrare diverso dall'altro, mette in bocca dell'acqua bollente in modo da aumentare la sua temperatura per fingere di avere la febbre, si procura ferite di lieve entità, si inventa di avere l'influenza. Insomma, fa di tutto per evitare di studiare. Tra il 1988 e il 1990, alla fine del corso per infermieri, il totale delle sue assenze per malattia ammonta a 160 giorni, accumulati in 2 anni di studi. Quindi sì, Beverly viene ammessa, ma supera il corso per davvero poco. Beverly a questo punto decide di fare un tirocinio in pediatria, però all'epoca è stata respinta, in quanto il consiglio ha sostenuto che non aveva le competenze per gestire dei bambini malati. Ma, passato qualche tempo, Beverly trova posto nel reparto pediatrico dell'ospedale di Grantham, il reparto 4. La pediatria dell'ospedale di Grantham è sempre stato un posto molto tranquillo, con i bimbi che giungono con una gamba rotta o un'otite. Insomma, di solito non si trovano mai a dover gestire qualcosa di davvero serio. C'è mancanza di personale, è vero, però le infermiere amano il loro lavoro e fanno di tutto per fare il loro dovere al meglio. Il problema è che il reparto 4 talvolta è gestito addirittura da infermiere generiche. E sebbene Beverly Hallett non abbia di base le carte in regola per finire in pediatria, c'è finita ugualmente perché il personale scarseggia. È il 18 febbraio del 1991 quando Beverly Hallett firma un contratto di 6 mesi come infermiera all'ospedale di Grantham. La firma del contratto di Beverly cade esattamente lo stesso mese in cui iniziano a verificarsi imprevisti, se così possiamo definirli, nel reparto pediatrico. Tutti i piccoli pazienti sfociano in gravi crisi ipoglicemiche, senza alcun motivo valido. I medici non riescono a capire da dove arrivino queste crisi e la situazione purtroppo, al posto di migliorare, peggiora. È il 21 marzo quando Kik Hun Chang, di 2 anni, arriva in reparto dopo una caduta. Poco dopo il ragazzino ha una crisi. Pare che qualcuno gli abbia desaturato l'ossigeno. Fortunatamente anche lui viene trasferito in un altro ospedale e migliora. Il 1 aprile del 1991 al reparto 4 arriva Becky Phillips, di 2 mesi. È nata prematura ed ha una gastroenterite. La famiglia è molto preoccupata, ma dopo averla visitata, i medici concludono che la bambina può tornare a casa in quanto i sintomi sono passati. La bambina quindi viene affidata all'infermiera Beverly Hallett prima di essere dimessa. Una volta a casa, Becky inizia a diventare grigia, suda, si agita.
Poi, poco dopo, perde la vita. I genitori di Becky, dopo la sua morte, sono preoccupati, quindi portano all'ospedale anche Katie Phillips, la gemella di Becky. Vogliono ricoverarla per precauzione, in quanto hanno paura che Katie abbia una crisi come quella che ha avuto Becky. Durante il ricovero viene rianimata due volte dopo un'apnea. Viene trasferita d'urgenza in un altro ospedale poco distante, riesce a salvarsi la vita ma purtroppo porta danni permanenti al cervello, ossia paralisi parziale e parziale cecità a causa della mancanza di ossigeno. Beverly Hall di tutto questo è un'infermiera che si prende tutti i meriti, perché le persone al posto di guardarla con un occhio un po' sospettoso la considerano un angioletto, come una donna sempre pronta a lavorare per controllare più bambini. Per di più, in caso di crisi è sempre Beverly ad avvertire i medici che predispongono i vari trasferimenti da un ospedale all'altro. Beverly è un angelo, ha curato al massimo delle sue potenzialità sia Katie che Becky e ha sempre dato una mano nei tragici casi che si sono verificati nel reparto 4, ma la verità è peggiore di qualsiasi altra ipotesi. Infatti il sangue di Paul Crampton, un bambino che in quelle settimane ha avuto molti attacchi, ma che poi si è salvato grazie ad un trasferimento, viene analizzato. È il 16 aprile del 1991 quando si scopre che nel sangue di Paul è presente una quantità di insulina assurda, molto più alta di quella di un bambino normale. Però c'è da dire che il bambino si è ripreso da solo, quindi gli esperti concludono che o il campione di sangue è corrotto, oppure il bambino aveva un insulinoma, ossia una disfunzione del pancreas che poi però è regredita da sola. Ecco perché non ci sono stati provvedimenti di alcun tipo. Le cose quindi continuano un po' allo stesso modo, con decine di bambini che subiscono sempre la stessa crisi. Pensate che in quel periodo riescono proprio a salvarne 10. Ma poi Claire Peck, di 15 mesi, arriva in ospedale, in preda ad un violento attacco d'asma il 22 aprile del 1991. La bambina va spesso in reparto per l'asma, di conseguenza le colleghe di Beverly la conoscono. Sanno quali sono i suoi problemi, loro la curano e ogni volta la bambina torna a casa normalmente. E che cosa succede in questo caso? La bambina viene visitata da un dottore e nella stanza in cui la bambina viene visitata, oltre al dottore, c'è solo un'altra infermiera, Beverly Hallett. Quindi quando il dottore esce dalla stanza per andare a rassicurare i genitori della bambina sulle sue condizioni, Beverly Hallett lancia un allarme. La bambina non respira. Subito iniziano a spostarla il più in fretta possibile in sala rianimazione, ma la bambina riprende a respirare da sola. Il dottore quindi visita nuovamente la bambina con Beverly Hallett presente e poi di nuovo esce dalla stanza lasciando Beverly Hallett da sola con la bambina per andare di nuovo a parlare con la famiglia della piccola paziente. Esattamente 90 secondi dopo Beverly Hallett dà lo stesso identico allarme che ha dato in precedenza, ossia la bambina non respira. Claire purtroppo in questo caso non si è più ripresa, nonostante i tanti sforzi che sono stati fatti per rianimarla. Le infermiere, i medici non trovano spiegazioni plausibili. Quindi in questo caso sembra esserci solo una soluzione. Forse c'è qualcuno che fa del male a quei bambini ed è più vicino di quanto sembri. I medici quindi il 30 aprile del 1991 decidono di chiamare la polizia. Arriva il venerdì 3 maggio del 1991 quando Stuart Clipton, un detective, si dirige all'ospedale di Grantham. In quel momento sono presenti anche due pediatri dell'ospedale e un esperto, il professor David Hall. Deve analizzare le cartelle cliniche dei casi allarmanti che sono avvenuti da febbraio. L'uomo trova allarmanti tre cartelle cliniche, ma un caso in particolare, quello di Paul Crampton, lo preoccupa seriamente perché lì ci sono indizi di un intervento scorretto. Arriva maggio del 1991 e il detective Stuart Clipton convoca una riunione e chiede ai suoi colleghi di infiltrarsi in ospedale in coppia per parlare con i genitori dei bambini e gli infermieri e le infermiere. L'intento è ovviamente quello di scoprire qualcosa. Così la polizia inizia a parlare con lo staff dell'ospedale, ma pur interrogando dipendenti e genitori la situazione non ha una svolta. Tra le infermiere interrogate ovviamente c'è anche Beverly Hallett, che viene interrogata il 7 maggio. È apparsa come una ragazza robusta, pacata, gentile. Si è seduta e ha parlato amabilmente come tutte le altre infermiere del reparto. In pratica Beverly Hallett non ha destato alcun sospetto. E qui entra in azione un fatto. Beverly Hallett ha passato tutta la vita a mentire agli altri. Prima per inventarsi storie assurde su di lei, poi per inventarsi malattie strane. Beverly non ha mai smesso di mentire in tutta la sua vita. La polizia però tutto questo non lo sa e quindi Beverly la fa franca. Per ora. Le indagini quindi proseguono, ma non sanno bene chi vi apprendere. Vari pediatri esaminano le cartelle cliniche dei bambini che hanno avuto una crisi, ma anche loro non arrivano a nessun perché. Non riescono a capire il motivo per cui questi bambini abbiano avuto queste crisi. C'è però un fatto. L'ospedale preleva tutti i bambini dei campioni di sangue per controllare eventuali difetti genetici. Tutti questi campioni di solito vengono distrutti entro 3 o 6 mesi.
Ma in questa situazione, in questo caso, non è stato fatto. Quindi i detective riescono a risalire a 9 campioni di sangue di alcuni bambini colpiti. I campioni vengono mandati al professor Vincent Marks all'Università del Surrey. Tra questi c'è anche un campione del sangue di Paul Crampton, che in realtà ha un livello di insulina nel sangue molto più alto di quello che è risultato dalle prime analisi. Infatti è risultato che la prima volta il bambino avesse 500 miliunità per litro di insulina nel sangue. Però quando viene rieffettuato il test, esce fuori che quel bambino aveva 47.000 miliunità per litro di insulina nel sangue. Pensate che un valore normale per un bambino va dalle 10 alle 15 miliunità. Quando i detective cercano di capire il motivo dell'enorme differenza tra un'analisi e l'altra, scoprono ben presto che la macchina utilizzata la prima volta era tarata al massimo su 500. E se col primo test hanno deciso un po' tutti di chiudere un occhio, a questo punto il professor Marx non può negare l'evidenza. È ovvio, è stata iniettata dell'insulina. Per la prima volta una prova suggerisce che ci sia un assassino nella pediatria del Grantham Hospital, ma soprattutto questa prova suggerisce che la colpevole soffra di una rara malattia, ossia la sindrome di Munchausen per procura. Questa sindrome si riscontra quando una persona crea dei sintomi falsi su qualcun altro. In genere questa situazione accade in qualcuno che si occupa di qualcun altro, come ad esempio madre e figlio. Spesso la madre crea dei sintomi falsi, cerca di provocargli la febbre, in casi estremi la madre arriva anche a togliere la vita al suo bambino. I detective a questo punto hanno tutte queste informazioni ed ora devono capire come possa essere accaduto. Partono scoprendo che l'insulina viene inviata sempre su richiesta del reparto, poi viene conservata dentro dei frigoriferi chiusi a chiave e c'è una chiave identica per tutti i frigoriferi dell'ospedale. La chiave della pediatria è scomparsa e l'ultima infermiera ad averla usata è proprio Beverly Allitt. I detective quindi le chiedono un'informazione e lei sostiene di averla data ad un'altra infermiera. Nel frattempo il professor Vincent Marks rileva qualcosa che non va anche nel sangue di altri pazienti. Ad esempio il sangue di Becky Phillips contiene circa 9.000 unità di insulina. Altri campioni contengono potassio a livelli altissimi e lidocaina. Questo ovviamente dà un nuovo impulso al caso. Dalle prove raccolte è sempre più evidente che nel reparto 4 c'è un criminale che va fermato il prima possibile. Il detective Stuart Clipton a questo punto crea una scheda con le informazioni su ogni bambino che abbia avuto delle crisi per creare un quadro, stabilire gli schemi, gli orari, ma soprattutto capire chi si sia occupato di loro. E ben presto ecco che emerge un quadro ben evidente. Ogni volta che i bambini vengono lasciati soli con Beverly Allitt, stanno male. La polizia fa colpo. Ha ragione, ma in effetti tutti sono increduli. Beverly è una brava infermiera e le sue colleghe sono convinte che la stiano incastrando. Nonostante ciò, Beverly Allitt è la sospettata principale e la polizia agisce in fretta. Il 21 maggio del 1991 la arresta a casa sua perché è sospettata del furto della chiave del frigorifero dell'insulina e per il tentato omicidio di Paul Crampton. Beverly davanti ai detective non dà mai l'impressione di essere ansiosa o preoccupata. La donna viene portata in stazione di polizia per essere interrogata, mentre degli agenti perquisiscono casa sua trovando una siringa e all'interno dell'armadio della sua camera da letto ecco che spunta fuori il registro delle forniture del reparto. Quella è una prova parecchio importante, quindi i detective la mettono alle strette e la interrogano per ore intere, ma Beverly non ammette mai nessun reato. Cerca però di scagionarsi elencando altre persone che sono spesso in contatto con i bambini del reparto 4. I detective arrivati a questo punto capiscono che da Beverly Allitt non sarebbe mai giunta una confessione. Pare che Beverly sia convinta che le autorità non abbiano abbastanza prove per mandarla a processo. I detective in realtà sono convinti che le prove a questo punto salteranno fuori come funghi, ma in realtà in effetti la polizia non riesce a raccogliere prove sufficienti contro di lei per arrestarla. Beverly quindi viene rilasciata in attesa di altre indagini. Arriva il 21 maggio del 1991 e la polizia arresta nuovamente Beverly Allitt per tentato omicidio, ma deve nuovamente rilasciarla per mancanza di prove. Il fatto che sia un'infermiera affermata e stimata complica ancora di più le indagini. Inoltre uno dei problemi dei crimini avvenuti nei luoghi di cura è che una volta compiuto il delitto, la scena del crimine viene immediatamente sterilizzata. Se ci troviamo in ospedale, il corpo viene spostato e arrivano gli addetti delle pulizie che eliminano praticamente tutte le possibili prove forensi. Le indagini proseguono, ma arriva la reazione inaspettata dei genitori di tutti quei bambini che si dimostrano ostili nei confronti della polizia e non della persona indagata. Una famiglia in particolare assume un detective privato col fine di indagare sulla polizia, in quanto credono ci sarà volontà di incastrare Beverly Allitt. Beverly, in ogni caso, è sospettata di omicidio, quindi viene sospesa dal reparto 4. Le indagini continuano mentre Beverly si trasferisce dalla sua amica Tracy, che abita anche vicino alla sua famiglia.
A quel punto le crisi in ospedale si fermano, ma iniziano nella casa in cui Beverly è ospitata. È stata trovata della candeggina nel letto di Jonathan, il fratello di Tracy, ossia l'amica di Beverly. Beverly ha successivamente dato delle pastiglie al cane di famiglia, il quale ha iniziato a sputare schiuma dalla bocca. Dinanzi a questi fatti, Eileen Jobson, la madre di Tracy, è preoccupata per ciò che avviene a casa sua. Inoltre si chiede in continuazione chi possa essere l'autore di questi misfatti. Ovviamente Tracy, l'amica di Beverly, non ne ha idea. Jonathan dice lo stesso e idem Beverly, che però un giorno, a mio parere, la spara un po' troppo grossa. Beverly sostiene di aver visto uno spirito maligno e lui è responsabile di tutti questi incidenti. Inoltre, un giorno, mentre tutti sono al mercato, il fratello di Tracy, Jonathan, si sente male, sviene e quando viene portato in ospedale, emerge che ha avuto un attacco ipoglicemico. Anche lui. Jonathan ha bevuto una bibita offerta da Beverly prima di andare al mercato. Casualità? No, Jonathan sostiene che quel succo di frutta in effetti un sapore strano ce l'aveva. Eileen, a questo punto la madre di Tracy, non ha più dubbi. Chiama quindi la polizia che arresta nuovamente Beverly Hallett. Arriva novembre del 1991 e finalmente i detective riescono ad accusare Beverly Hallett. A suo carico ci sono 13 reati, 4 omicidi, 8 tentati omicidi e una lesione personale. La reazione di Beverly continua a sconvolgere la polizia perché quella donna continua a restare serena come una papa. Non commenta nulla, non ha nessuna reazione. Questo comportamento però in realtà non dimostra la calma e la freddezza di Beverly, bensì rivela dei problemi a livello mentale. Beverly non riesce a capire la gravità della situazione in cui è immersa. Infatti la prima notte in cella la passa tranquilla a dormire. Beverly trascorre i 15 mesi successivi nella prigione di Wakefield, in attesa di processo. Il 15 febbraio del 1993 inizia il processo a carico di Beverly Hallett nel tribunale di Nottingham. Si dichiara innocente ma viene condannata a 13 ergastoli. La sentenza si raccomanda che i crimini commessi la rendono un serio pericolo per l'incolumità altrui, quindi non dovrebbe essere mai scarcerata. Beverly è detenuta al Rampton Secure Hospital, nel Nottinghamshire. Il secondo angelo della morte di cui vi voglio parlare oggi è Miyuki Ishikawa. Questa donna ha difeso le sue scelte fino alla fine, sostenendo di aver ucciso centinaia di neonati a fin di bene. È conosciuta come Onisamba, ossia l'ostetrica demone. Il nome Miyuki Ishikawa da noi non richiama assolutamente alcun assassino, ma in Giappone viene ritenuta ancora oggi la più prolifica omicida della storia del paese. Nasce a Miyazaki, la capitale della prefettura omonima, sull'isola di Chushu, in Giappone. Della sua infanzia non si sa nulla, ma si presume sia stata un'infanzia normale. Si laurea all'Università di Tokyo. Miyuki in seguito si sposa con Takeshi Ishikawa, da cui, ahimè, non riesce ad avere figli. La donna si convince che per le persone che vogliono far carriera nella vita, i figli sono d'intralcio. Pertanto decide di occuparsi dei figli degli altri e di farlo come lavoro. Inizia quindi a lavorare come ostetrica nell'ospedale centro di maternità di Kotobuki. Già negli anni 20, in quel reparto maternità c'è una situazione alquanto allarmante e inquietante. Si verificano troppe morti infantili, ma molte di queste vengono giustificate con parti difficili, mancanza di medicine, problemi postparto. Insomma, tutte cause che per un certo periodo sono riuscite a distogliere lo sguardo delle autorità. Miyuki diventa così direttrice del reparto e ad ogni nascita si dimostra molto collaborativa, aiutando i dottori nelle sale parto, ma con molte madri, soprattutto quelle di ceto più basso, mostra una gran pena e di solito si sofferma per dir loro qualche parola di conforto. Così come oggi alcune gravidanze non sono volute, ma al tempo i metodi d'aborto, oltre ad essere considerati illegali, spesso portano alla morte della madre. Le donne di conseguenza preferiscono portare a termine la gravidanza per poi crescere i figli in miseria. Miyuki si rende conto della situazione drammatica di molte donne, quindi cerca di migliorare le cose. Inizialmente si rivolge a vari enti di assistenza per chiedere se possono in qualche modo aiutare queste famiglie disagiate. Tutti gli enti però declinano l'offerta. È a questo punto che Miyuki pensa di far bene a queste famiglie facendogli fuori il figlio o la figlia. È così che Miyuki inizia a far morire i neonati dell'ospedale. C'è da dire che la donna non ha mai usato farmaci o veleni, non ha mai fatto fuori nessun neonato. Molti sostengono che l'appellativo di donna seriale sia poco adatto al caso. Il punto è che Miyuki viene comunque ritenuta tale perché faceva morire più piccoli di fame o di sete. Tutti i delitti avvengono in un arco di tempo compreso tra la metà del 1944 e l'inizio del 1948, fino a quando una commissione non decide di far chiarezza sulle troppe morti neonatali. Fino ad ora nessuno sospetta di Miyuki, che è la direttrice del reparto. Purtroppo le morti sono attribuite a varie cause, come infezioni,
incuria da parte dei genitori, epidemie di polmoniti o complicanze postparto. Miyuki però c'è anche da dire che non agisce da sola. Ha anche la complicità di un medico, Shiro Nakayama, e del suo assistente Masako Kiji, che l'aiutano a falsificare i certificati di morte. Dopo numerosissimi crimini, Miyuki tenta addirittura di farsi pagare per l'uccisione di alcuni bimbi. Chiede ai genitori, in cambio della dipartita del neonato, 4.000 yen, una cifra che lei ritiene inferiore alla spesa effettiva di crescita di questi fardelli inutili, perché è così che lei ormai reputa i neonati, dei fardelli inutili. Col tempo, anche il marito di Miyuki, Takeshi Ishikawa, diventa suo complice e inizia a partecipare alle uccisioni. Miyuki, solo dopo tanto tempo, entra nel mirino degli investigatori per lo strano incremento del tasso di mortalità infantile nell'area. Miyuki viene arrestata con suo marito il 15 gennaio del 1948, mentre i due si trovano alla stazione di Waseda. La polizia le attribuisce 179 omicidi premeditati. Gli agenti fanno l'autopsia a decine di salme poste sotto sequestro e riesumate, ed è così che vengono rinvenuti chiari segni di deperimento fisico. Gli agenti notano la totale assenza di cibo o di latte nello stomaco dei piccoli defunti. Le loro dipartite, quindi, appaiono intenzionali. Gli inquirenti accertano 85 vittime, ma ritenendo la cifra bassa, se paragonata agli omicidi di cui è fortemente sospettata Miyuki, elevano le vittime a 123 e infine a 169. Il Tribunale Distrettuale di Tokyo la ritiene colpevole di 85 omicidi. Anche Takeshi Ishikawa e il dottor Shiro Nakayama vengono giudicati colpevoli, nel ruolo di complici. Miyuki difende le sue azioni dicendo che in realtà i veri colpevoli sono i genitori irresponsabili, i quali mettono al mondo figli che non sono in grado di crescere. Gli imputati non vengono condannati a morte a causa di un grave vuoto giuridico di quel tempo. Miyuki infatti viene condannata a 8 anni, mentre i suoi complici a 4 anni a testa. Ma non è finita qui. Nel 1952 gli avvocati della famiglia di Miyuki e del dottor Nakayama depositano un appello contro la pena inflitta, in quanto viene definita eccessiva. Stando al codice legislativo dell'epoca, il tribunale giapponese accetta il ricorso e gli anni di carcere per Miyuki si riducono da 8 a 4, mentre quelli di Takeshi e Nakayama da 4 a 2. Scontano la pena, escono dal carcere e non lasciano alcuna traccia. Ma arriviamo al terzo angelo della morte, ossia Jane Toppan, un'infermiera seriale statunitense che tra il 1885 e il 1901 avvelena con morfina, antropina e stricnina più di 31 persone. Nasce col nome di Honora Kelley nel 1857 a Boston. I suoi genitori sono degli immigrati ebrei e lei è la figlia più giovane. Presto resta orfana di madre, in quanto Bridget Kelley muore di tubercolosi. Il padre di Honora è un sarto, una persona eccentrica, irascibile e dipendente dall'alcol, di nome Peter Kelley, che ahimè non riesce a prendersi cura delle figlie. È così che Jane e sua sorella Dahlia passano la giovinezza in un orfanotrofio. Nellie, la sorella più grande, viene confinata in un istituto perché è colpita da pazzia ad appena 20 anni. Arriva a novembre 1964, quando Honora diventa la serva della signora Ann Toppan a Lowell. Non viene mai adottata, ma prende il nome della famiglia presso cui lavora, diventando Jane Toppan. Ann, ossia la signora Toppan, a volte punisce in modo un po' violento Jane. Inoltre ha una figlia, Elizabeth, che Jane invidia da morire perché sa che quella donna prima o poi si sposerà, mentre lei, essendo una semplice serva, non può permettersi di sognare così in grande. Jane nega le sue origini ebree ed alcuni suoi conoscenti la descrivono come una bugiarda. Nel 1874, a 18 anni, finisce di lavorare per la famiglia adottiva e riceve il compenso stabilito nel contratto. Nonostante ciò, Jane non lascia subito la famiglia, ma continua a lavorare per Elizabeth, la figlia di Ann Toppan. Nel frattempo però gli anni sono passati, quindi Ann Toppan muore ed Elizabeth si sposa con Oramel Brigham, un giovane diacono della chiesa locale. Arriva il 1885 e Jane Toppan ha ormai 29 anni quando lascia casa di Elizabeth. Nel frattempo anche il destino di sua sorella si compie. Lei è rimasta in orfanotrofio fino al 1868. Prima lavora come serva, poi finisce in strada a fare la prostituta, morendo alcolizzata e in squalide condizioni di vita. Jane inizia in questo periodo la sua carriera da infermiera nel Massachusetts. Nel 1885 Jane inizia a studiare da specializzanda nel Cambridge Hospital. La donna è sospettata anche per aver commesso qualche furto, ma è molto attenta a non attirare troppi sospetti. Tutti sono soliti chiamarla Jolly Jane per il suo carattere gioioso. I suoi colleghi però la considerano una pettegola. E poi è un po' strana. Jolly Jane ha una strana passione per le autopsie. Si diverte a usare i pazienti come cavie per esperimenti con la morfina e
l'atropina, alterando le dosi prescritte per vedere i loro effetti sul sistema nervoso. La donna a volte compila false cartelle cliniche e spende davvero molto tempo da sola con i pazienti. Pare che con delle medicine faccia perdere loro coscienza per poi far violenza su di loro. Arriva il 1889, quando due dottori la raccomandano al Massachusetts General Hospital, che è un ospedale prestigioso. Jane così diventa temporaneamente capo dell'infermeria. Per Jane, però, c'è un grande problema. Prescrive alte dosi di farmaci con tranquillità. Troppa tranquillità. Infatti viene espulsa nell'estate dello stesso anno. Non riceve la licenza medica, sebbene consegua il diploma. Jane a questo punto torna all'ospedale di Cambridge, ma nella primavera del 1890 viene allontanata nuovamente perché prescrive oppiacei in modo totalmente errato. Jane a questo punto abbandona la carriera ospedaliera, ma diventa un'infermiera privata. Da qui al 1895 aumentano i delitti alternati ai furti. Jane avvelena Israel Dunham, un proprietario terriero, e sua moglie con una dose di stricnina. Successivamente Jane decide anche di avvelenare Elizabeth Burgum, la figlia della donna per cui ha lavorato per anni. Jane ottiene dal marito di Elizabeth, Oramel, un orologio e una catenina d'oro, fingendo che gliel'avesse promessi Elizabeth sul punto di morte. Cosa fa Jane? Ebbene, Jane li vende come pegno. Jane continua a colpire fino al 1901. In questo periodo colpisce Maria Cornes con la stricnina, in quanto occupa un'alta carica in una scuola teologica che Jane desidera. Inoltre, Jane avvelena Melvin ed Eliza Beadle, senza però farli fuori. Entrambi accusano una malattia gastrointestinale. Jane avvelena anche Mary Sullivan, la loro governante, sempre senza farla fuori. Jane a questo punto cerca di discolparsi e quindi fa ricadere la causa del malanno su un brutto vizio che ha tutta la famiglia. Bevono troppo, bevono tutti quanti troppo. E, ragazze e ragazze, ci riesce. Ce la fa. Questa donna avvelena le persone, però riesce a dire: no, no, non sono io, non è colpa mia, sei tu che bevi troppo. Jane però non si ferma, uccide ancora. Questa volta una donna di nome Mary, Matty Alden, forse spinta dal fatto che le doveva dei soldi per l'affitto. In questo periodo Jane si sposta nel Catumet, nel Massachusetts, con Alden Davis e la sua famiglia per prendersi cura di lui. Passa meno di una settimana e Jane appicca un incendio, che fortunatamente viene ben presto domato. Pochi giorni dopo Jane, che non è ancora soddisfatta, appicca un ennesimo incendio. E anche quello viene spento in tempo. Nel luglio del 1901, Jane avvelena la figlia di Alden Davis, Minnie, provando a far passare l'omicidio come suicidio. Meno di due settimane dopo, Jane uccide anche Alden Davis. Nell'agosto dello stesso anno, il nonno di Minnie, figlia di Alden Davis, che peraltro è il capitano della polizia, ordina un esame tossicologico sul corpo di Minnie. Il risultato è lampante, la donna era stata avvelenata. La polizia quindi si mette sulle tracce di Jane, che viene arrestata nell'ottobre del 1901 e incarcerata a Barnstable, nel Massachusetts. Davanti alla corte Jane si dichiara innocente. Per questo motivo vengono riesumati i corpi di Matty e di Alden Davis. È così che a dicembre a Jane Toppan vengono attribuiti ufficialmente 4 delitti. Jane si dichiara comunque innocente. Nel 1902 la donna confessa ben 11 omicidi. Sostiene che la sua ambizione era molto semplice. Voleva uccidere più di ogni altro uomo o donna che fosse mai vissuto. Confessa anche di avere delle pulsazioni intime nel salvare pazienti vicini alla morte per poi ucciderli. Il 31 marzo sui giornali appare la notizia. Gli psicologi l'hanno dichiarata insana. Alla fine del processo, 3 mesi dopo, quindi, la donna viene dichiarata non colpevole, in quanto insana di mente, e viene internata a vita al Tatum Insane Hospital. Nel primo periodo di prigionia, la donna è ossessionata dall'idea di essere avvelenata dalle guardie ed arriva addirittura a rifiutare il cibo, categoricamente. Fa amicizia con la moglie di un carceriere che la ritiene innocente. Nonostante il chiaro peggioramento delle sue condizioni mentali, Jane non dà mai problemi. Dopo il processo sul New York Journal, esce fuori la notizia che Jane Toppan ha confessato al suo avvocato almeno 31 omicidi. Muore il 17 agosto del 1938, all'età di 81 anni. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere se vi piace di nuovo l'idea di questi video, perché io li trovo davvero molto molto interessanti. Se avete piacere di vedere altri video simili, fatemelo sapere. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.